Ragazzi, che dire? Buongiorno, buon anno, come vedete siamo appena all'alba, pioggia sta facendo colazione, vediamo se va via o no. Le altre due dormono ancora, eccole lì che dormono, una proprio sdraiata morta e qui. Temperature non sono neanche freddo, oggi 1º gennaio. 24. Cosa è cambiato da ieri? Niente. Ho chiuso il video di ieri di saluti con tutti gli amici un po' sparsi in giro per l'Europa, per il mondo e oggi iniziamo una nuova giornata. Vedo cosa vado a inventarmi, anzi una mezza idea ce l'ho, vedere se riesco a realizzarla. Non so se riesco a zoomare, ma il porto lì dove ci sono quelle luci sotto la neve, non so se si vedono, è San Martino di Stroppo. Ecco, questo è Stroppo capoluogo, qua abbiamo il municipio, ma verrò poi un giorno, magari anche con la mula mi faccio un giro per lì, nelle varie borgate. Adesso abbiamo la chiesa di San Pere, se non erro, che qua ci sono molte chiese. Come dicevo, questa è la chiesa di San Pere. Vi faccio vedere un po' qua una panoramica sulle vette. Ieri giù qua anche 1000-1200 metri pioveva e lì ha dato una spolverata leggera. Adesso dovrebbero esserci 3 metri di neve lì sopra e 1 metro qua, minimo, per andar bene. Ah, vedo la chiesetta, probabilmente dovrebbe già essere lì San Martino. Passato un aereo, passato un altro, toh. Non mi stufferò mai di dirlo, poi siamo noi che inquiniamo. Quella roba lì si deposita tutta a terra. Ed eccolo lì San Martino, con le sue case, chiese arroccate che danno giù sulla strada provinciale della Valle. Adesso vado là, parcheggio, mi faccio il giro nella borgata. Ah, e sono venuto qua perché mi sono ricordato che c'è ancora un allevatore, almeno spero che ci sia, avevo fatto un video in primavera che aveva, mi pare, due vacche, tre asini, qualcosa del genere. Armando, andiamo a vedere se trovo Armando. Abbiamo anche un messaggio di auguri, buone feste, molto molto singolare, con la riproduzione di una topolino, penso. Tutto in legno, è molto carino. Una balilla, boh, non so cosa c'è scritto lì. Adesso mi faccio il giro per la borgata. Questo è San Martino Superiore. Subiran. Ciao cagnato! Da che parte scendo, 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 di qua, di là, di qua. Un po' tutto un cantiere, però dovrebbe passarsi. È proprio dato una spolveratina di neve. Un millimetro.
c'è il fieno, quindi sì, ci sono ancora le vacche, il cammino laggiù che fuma. Dopo andiamo a cercare Armando. Qua c'è il presepe. Ah, qua c'è un museo. Ho provato a aprire la porta. E poi mi registrerò anche qua, la porta aperta, ho acceso la luce, adesso vi faccio vedere un po' qua il museo delle cose vecchie. Partiamo, questo cosa? Tipo un crick, la falce, il tridente, due denti, via, leggero per dar da mangiare il fieno nelle stalle, oppure a girarlo nei prati, era più maneggevole. Un po' di scarpe, scarpette vecchie, cose in legno, una stufa in ghisa, un pezzo di un basto, una carriola da bambini in legno, il rouette per filare, questa sarà la canapa senz'altro. Ah, questa è molto particolare qua, imballavano il fieno. O una greppia o mettevano il fieno da chiuderlo. Abbiamo vari attrezzi di legno, il trapano manuale, il giuette che si metteva sulle vacche, adesso lì è girato al contrario, varie palotte di legno, il troplo per tagliare gli alberi, poi le punte del trapano, le pialle. Questa è un'altra sega, questa si usava in due, su un cavalletto, una persona stava in alto, l'altra in basso, facevano le assi per le case. Un'altra sega, gli sci. Questi erano sci da fondo, a vedere così, con questo attacco qua, stretti. Tenaglie, raspe, lime, chiodi per i tetti, questa serviva per togliere le patate, era stretta così non rovinava, questo per scavare a fare le gronde, questo è un altro magau, un po' di corredo, una culla. Questa era la madia dove tenevano le varie farine, i ferri dei muli, da qua i ferri dei muli, un morso molto molto semplice, un aratro, un gilet da pastore, questo era da bambino piccolino, una collana per il traino da mettere, questa piccolina sarà stata per un asino. Qua un po' di intimo sexy per proteggere i balconi fioriti dai raggi del sole. Un'altra madia, lo scandai, un'altra pesa, un imbuto in lamiera. Qua varie foto storiche, il tagliapan, una pentola, pialle, banco da lavoro da falegname, qua tutti attrezzi da mettere sugli asini, sui basti, le bambole,
l'altro pezzo di basto, la burera, dove si metteva la panna scremata dal latte, si batteva così fino a che arrivava a indurirsi, diventava burro. Via, usciamo, spegniamo la luce e il museo ve l'ho fatto vedere. Andiamo a cercare Armando adesso. Anche l'ape sarà di Armando questa. Ehi là! Allora se sta! Adesso gli parlo, se no non mi conosce. Vedete qua l'abbeveratoio. Adesso Armando gli dà da mangiare. Allora, buon anno Armando! Il video dell'anno scorso era piaciuto. Cioè, sono più lui, 67 anni. Vive qua con le tre vacche, adesso andiamo a vederla, adesso gli butta la paglia, ha già tolto la drugia, la mette qua fuori, poi la carica, la porta, senti Champ. Qua se qualcuno è interessato, to, vende 0171 93 20 40 349 15 17 181. Permesso, guardate qua le stalle di una volta con la volta a botte. Le tre vacche. Ma queste sono meticce e le la bruna? Bruno Alpina. Ah, le la bruna. D'estate le metti al pascolo? Ah, recinti, coi fili. Ah, che belle. E mi dicevi che non sono gravide. Ma che diavolo? Non fanno il vitello? Ma se il toro? Ma il toro c'era quest'estate, ma non lo vuole, non vuole mettere assieme. Quella la tua amica francese? Come già che si chiama? Piano. Piano. Chiana? Adesso se la vedo gli dico, dagli il toro a ste vacche. Perché non lasci dare il toro Armando? Qua gli asini, l'asino bianco, guarda che bello. Ciao Ciccio. Ciao. Ciao. E l'acqua gliela porti a mano, l'acqua? Hanno la tazza? Ah, buono. Ma è più comodo. Oh, Jack! Adesso saluto Armando e il suo cagnolino. Come si chiama il cane? Igor. Beh, Ido. Di, buon 2024. Ci vediamo poi magari d'estate. Grazie. Ciao, eh? Ciao. Buon proseguimento. Io faccio il giro della borgata. Ci vediamo ancora dopo. Ciao! Scendiamo di qua, poi saliamo dall'altra parte. Qua San Martino è bello, eh? Al sole tutto il giorno. Guardate qua, qua ci sarà una cantina qua sotto, la slitta, il fienile, manca un po' di scivolo. È partito con l'ape, se sapevo lo guardavo partire. Qua c'era la scuola.
e Armando abita qua. Dal video che avevo fatto quest'estate si era seduto lì davanti, si, ho detto, gli ho chiesto se aveva ancora le galline, perché l'aveva qua in quella tettoia lì, e mi ha detto che la volpe gliela portate via. Qua c'è una casa in affitto, se qualcuno è interessato, questa è in affitto. Quella là è in vendita. Poi faccio vedere la panoramica giù sulla valle. Stamattina mi sono fermato con la macchina in quel punto lì che vi ho fatto vedere qua a San Martino. La chiesetta lì è quella di Macra, e giù tutta la pianura dronerese. A destra Caraglio, il Tocuneo. Qua stavo pensando, guardavo quella casa lì che è stata fatta in un secondo tempo, vedete lì la giunzione, quella lì è stata fatta prima. Dicevo, qua non hanno fondamenta, guardate quanto va giù il muro e appoggia sulla roccia. Lo su sembra una costruzione e invece è solo roccia. Nuovamente arrivato qua davanti alla stalla, adesso ancora in questa direzione, San Martino Inferiore, Vignales. Non ho voglia di scendere giù, vengo poi una volta con pioggia. Guardate qua che roba. Il trio sarebbe la stalla. Ferro di cavalli. Io sento l'ape che sta arrivando. Voilà. Armando, ti rinnovo gli auguri, stammi bene, buona giornata, buon anno, eh? Grazie anche a te. Ciao. Ciao, ciao. Ora qua questa parete scolpita, San Martino, Borgata del Sole,
effettivamente qua è tutto il giorno al sole. A parte oggi che è un po' nuvolo, ma arriva perché il cielo si sta aprendo. Boh, che dire, ragazzi, io il mio video quotidiano l'ho fatto per voi. Nonostante sia il primo giorno dell'anno, sono le 9:30 del mattino e ci vediamo nel prossimo video, nei prossimi giorni. Ciao ciao a tutti, buon anno. Landini, mi mancano già un po' di pezzi, ma è funzionantissimo. E di qua prende le rotoballe, le fa rotolare giù per i vicoli, i vicoletti, per portarla davanti a stalla. Ciao ciao.